Oggi giornatona perché ci troviamo a iniziare questo nuovo gioco, nuovo per noi, ma uscito nel lontano 2014. Sono passati ormai ben quasi 5 anni. E questo gioco mi è stato consigliato da un mio carissimo amico perché sa che io sono un grande appassionato del periodo storico e soprattutto del fenomeno del nazismo. Ovviamente non appoggio, sia chiaro, le idee naziste, sono solo un appassionato del periodo. Quindi andiamo in opzioni. In opzioni avanzate la qualità è alta e quindi direi che possiamo creare una nuova partita. Livello di difficoltà medio per giocatori normali, perché Uber mi sa che è più frustrante che altro, quindi preferirei di no. Nel sogno sento odore di grigliate. Sento i bambini. Un cane. E vedo qualcuno. Credo di vedere qualcuno. Queste cose non sono per me. Mi muovo su motori rombanti, tra guerrieri. Veniamo dalla notte. Mar Baltico, vicino alla costa della Germania. Siamo nel 1946. Ok, allora, dobbiamo... sì... Ok, fil di ferro e pinza. Il tubo del carburante. Allora, non è qui. Il tubo del carburante. Eccolo lì. Andiamo a riparare il tubo del carburante. Ci bruciacchiamo un po'. Ok, obiettivo completato. Ok, dobbiamo. Sì, va bene. C'è un modo. Ah, ok. Mi ero accucciato e non riuscivo più ad alzarmi. Allora dobbiamo alleggerire. Così mi è apparso. Figa. Un coltello dal nulla. Come si fa a tagliare? Dobbiamo togliere tutto questo peso fottutamente. Oh, inutile. Bastardo, un cazzo. C'è qualcos'altro? Sì, c'è questa. Dai. Ah, che goduria, 60 fps, fluido. Alta qualità grafica. Ai suoi ordini. Porca puttana. Si è aperto un varco. Mi fa passare, ok. Sì. Non è da questa parte. La cabina è qua. Bene. Torretta.
Questi aerei ci stanno sfuggendo un po' di mano. Ok, ammazzato. Questo qui però... Ma da dove arrivano? Buono, buono questo, buono. Sì, proprio ovunque. Maledetti. Lì mi sa che... Attento Black, non ho mai visto aerei come questi. Un bel bordello, un bel bordello. Dove cazzo è? La morte si avvicina ancora. Grida il mio nome. Non verrò con te oggi. No. Sono ancora vivo. Devo vincere una guerra. Bene. Condor 9, qui è Voltor 1, siete troppo vicini, andatevene! Negativo, Voltor 1. Siamo in forte invernata inversa. Dobbiamo lasciare la formazione e tu devi cederci spazio, Fergus. Affermativo, Randall. Oh no. Blasco, ritira il radar. Tira la maniglia vicino alle spie lampeggianti. Grazie mille, capitano. Altro da fare? Vedo del fumo e del liquido dal vostro timone. Gli alettoni di Freeze sono andati. Già, questo aggeggio è maneggevole quanto un frigorifero. Per oh, Condor 9, rispondi, Condor 9! Merda, è un trasporto troppo. Condor 9, rispondi, rispondi, Condor 9! Qui, Condor! È 9! Che parla? Soldato Wyatt, 109esima avia trasportata! D'accordo, ragazzo. Ascolta e presta attenzione. Ora, vedi la costa e pilota. Sì, signore! Bene, voglio che tu la afferri saldamente con entrambe le mani e che la tiri verso di te. Non ruotarla, mi raccomando, tienila dritta e tirala verso di te. Ok, signore! Credo che funzioni! Ci stiamo raddrizzando! Per un pelo! Ok, apriamo la porta. Ok. Devo... muoviti in avanti. Più A per saltare con rincorsa. Cioè, ma io mi sono mosso in avanti, poi... fottuti cani! Non è che facendo, che premendo la levetta io corro? Se fosse così avrei risolto, perché sinceramente è da 2 ore che... Sì... Oh,
Ok, alleluia. Potevate dirmelo però che per correre bisogna premere la levetta anche. Raggiungi Fergus. Copilota morto. Com'era là fuori, capitano? Sul filo della rasoia. Come sempre. Urrà, signore. Ok. Ciao, bello. Chiusa. Abbiamo sovraccarico. Ok, sto riguadagnando vita, evidentemente. 108, 107, 105, cazzo. Ok, sì. Tutta vita. Oh, grazie a Dio, siete qui! Oh, Dio! Attaccati subito! Valtor 1, 3, 4, 8 e 9 sono andati! È un disastro, dobbiamo annullare! Blaskovic, tira su il ragazzo! Negativo, Condor 9, mantenete la rotta! Maledizione, Gordon, ci stanno massacrando! Ascoltami, Fergus, se la missione fallisce... Sì, un bel modo per svegliarlo. Ora sto bene! Sì, con due begli schiaffoni nel viso. Fergus, se non fermate da Zed, non avremo un'altra occasione, perderemo la guerra! Sì, Gordon, ti ricevo. Senti, devo andare. Il complesso di Dead Zed si avvicina. Comando UOS, chiudo. Condor 9, chiudo. Ok. Cerchi di non vomitare, Blasco. No, no. Prepararsi all'impatto, stiamo per toccare terra. Prepararsi all'impatto con Satana. Prime luci dell'alba. 16 luglio 1946. Tutto è andato a puttane. La macchina bellica nazista avanza a ritmo incredibile. Non le stiamo dietro. Stiamo fallendo. Surclassati e superati. Chiaramente un gioco fantastorico, diciamo. Non io. Devo vedere un vecchio amico e pareggiare i conti per ribaltare le sorti. Bello. Ma che cazzo hanno? Cosa cazzo? Ah, qui possiamo uscire? Rispondi alla radio. Ok. Fergus, com'è la situazione? Blaskovic, direi che siamo nella merda fino al collo. Intrappolati in un rottame con bestie infernali corazzate che cercano di mangiarci vivi. No, che follia. Ho lo stesso problema. Sono ritornato in un rottame. Sei tu laggiù? Ehi, Wyatt, accendi la torcia! Blasco, vedi la luce? Sì. Wyatt, spegni la torcia! Sì, signore! Vi vedo. Che cosa posso fare? Non possiamo raggiungerla da qui. Siamo intrappolati. Se tu accedessi alla torretta della cabina di questo aereo, potresti uccidere la bestia. Le armi normali non la scalfiscono nemmeno. Puoi raggiungerci a nuoto? Se tieni a nuoto? La superficie, non avrai problemi. Bel piano, Fergus. Sto arrivando. Bene. Nuota fino alla torretta. Ok. Sovraccarico. Apri le casse, sì. Ma non in questo modo. Allora. Questa non si può aprire, vero?